È il caso di dire che prosegue l'estate calda sul fronte dell'acqua nel Vastese. Avete avuto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto. A breve partirà un tavolo, anzi una riunione, una prima riunione già c'è stata. Insieme a Tiziana Magnacca abbiamo chiesto un tavolo permanente sulla crisi idrica affinché ci sia concertazione, monitoraggio e incontro fra tutte le istituzioni. Il gigantesco lavoro del prefetto ha portato a questo e quindi a cosa è stato fatto, a cosa si sta facendo e alle cose da fare. E soprattutto sulle cose da fare abbiamo chiesto a lui che faccia sostegno e sollecitazione alla Regione Abruzzo e ai ministeri competenti affinché vengano finanziate le opere attinenti il potabilizzatore di Altino e la messa in sicurezza e l'innovazione della rete idrica esistente a Vasto, che risale a 70 anni fa e ha una dispersione idrica imponente. Cittadini, ovviamente dopo un'estate così sono abbastanza inquieti, se così vogliamo dire. Siamo tutti inquieti, anche noi sindaci, e portiamo proprio l'inquietudine dei cittadini, l'abbiamo rappresentata in tutte le istituzioni. In questi 4 anni di duro lavoro abbiamo portato importanti risultati, oltre 15 milioni di euro per l'ampliamento della diga di Chiauci, 3 milioni per il cercaperdite, 1 milione per Vasto Marina per le acque bianche, ma non basta, vogliamo, esigiamo di più, la Regione e lo Stato ce lo devono dare. Il clima non aiuta perché continua questo periodo di siccità, ormai non piove da oltre un mese e mezzo. Questo è vero, ma è un clima che ci accarezza, è un clima che ci sorride, è un clima che genera turismo e opportunità per noi. Ora dobbiamo garantire i servizi e il servizio idrico va garantito.